Voce! Poi, perché sardine? Avvicino il microfono! Voce! Dai! Dai, Bimbo! Perché sardina a piace, che cosa c'entro io con le sardine? Mi ha telefonato una persona da Napoli e poi anche Jasmine, che è referente per la Calabria. E io ho pensato, perché non dovrei dire va bene? Perché dare un confronto aperto così? E comunque loro nascono con un teorema, quello di essere di contrasto alla deriva disumana del pensiero leghista rappresentato da Salvini. Quindi, già questo ci può. Poi nella sinistra abbiamo, dico, prima di tutto, cominciare da me, sempre questa capacità di fare delle analisi per guardare proprio il pelo nell'uovo, se c'è il DNA perfetto, se... E questo non ce lo possiamo permettere, ho pensato, perché abbiamo bisogno di prendere parte, di scendere, e quando si scende nelle piazze si ascolta proprio la dimensione del popolo, ed è sempre una cosa importante questa. Quindi ecco perché ho accettato, e poi questa volta io accetto nella qualità di che cosa? Non sono sindaco di Piazza, non sono legato a nessun partito, praticamente non sono niente. Sono semplicemente un cittadino di questo comune e mi auguro che un comune aperto, come l'avevo immaginato, aperto al mondo e anche ad accogliere una moltitudine così di persone che ogni giorno sentono l'esigenza di avere un confronto, di non rassegnarsi alla deriva di una società disumana rappresentata dai valori delle destre a tutti i livelli, a livello nazionale ma anche a livello regionale, a livello locale. Ovviamente io ero, ve lo dico a cuore aperto, ero del Partito di Democrazia Proletaria. Sono stato negli anni in cui ho fatto il sindaco, anche come rappresentante istituzionale, e continuerò ad esserlo, perché per me quelle due parole rappresentano la sintesi, la sintesi degli ideali democrazia proletaria. Lo so che non è più riproponibile come partito, perché cambiano le sigle, cambiano i periodi, però tutto l'arcipelago che è oltre il Partito Democratico, anche in Calabria, non sa ritrovarsi, riconoscersi in un unico fronte unitario, e secondo me quella era la sintesi proprio che rappresenta bene chi come valore politico, come messaggio politico, di chi sta fuori in un'area che non è riconducibile al Partito Democratico, che poi e nemmeno alcune volte a partiti che sono oltre il Partito Democratico, che hanno disatteso completamente così il valore soprattutto dell'uguaglianza sociale, della giustizia sociale, hanno rappresentato interessi delle borghesie, delle banche, per cui c'è sempre questo livello così di incertezza che caratterizza il nostro impegno, che non sa trovare un orizzonte su cui, diciamo, riconoscersi, però questo non significa che non abbiamo comunque continuato a
credere in quell'ideale. Come me, io sono convinto che in questa piazza ce ne sono tantissimi, tantissimi che manco votiamo, proprio perché ci manca questo. Votare è una cosa seria, perché ti nasce dall'anima. E quando ti mancano gli entusiasmi, non ti sai riconoscere, ti rimane un vuoto. E devi solo sperare di ricominciare. Sempre ci tocca di cominciare dal basso, da zero, per immaginare dei percorsi. Ovviamente quello che dico potrebbe essere contraddittorio, perché io per 15 anni ho fatto il sindaco in questo comune, ma è stata una combinazione. Ho fatto il sindaco e sono stato eletto per 3 volte consecutive. Altre volte non sono stato eletto nemmeno consigliere della minoranza. Altre volte abbiamo preso 2 voti dove mi sono candidato io. Uno ero io. Forse la vittoria più grande, perché emotivamente mi ha dato una spinta ideale per continuare, per sempre a credere e prendere parte politica verso l'orizzonte che guarda verso la società più bassa, da cui io mi riconosco. Pietro ha voluto fare un riferimento alla situazione giudiziaria e vi voglio rappresentare solo l'ultima fase. È inutile che vi riassumo tutta la storia, tutto. Praticamente il 19 di dicembre, non molto tempo fa, 19 dicembre 2019, mi hanno notificato una nuova ipotesi di reato prima di Natale, proprio 19 dicembre, non, anche lo scorso anno, la chiusura delle indagini, sempre con la Guardia di Finanza, con la Procura, queste parole per me sono diventate molto familiari ed non è che sono belle parole, nel mio immaginario aprono sempre, ripropongono una ferita che sempre si riapre. 19 dicembre 2019, il reato con un nuovo processo, una nuova ipotesi di processo non legata al processo che è già in atto, dove sono accusato di tanti reati e dove anche ho subito delle misure cautelari, quindi sono stato condannato prima di essere processato agli arresti domiciliari e poi con l'obbligo di non rimanere a Riace, proprio nel periodo in cui a Riace si doveva votare per le elezioni del nuovo consiglio comunale. Questa volta il reato che mi contestano è che comunque è riferito al 2016, e anche questa è una cosa molto strana. Siamo nel 2019, anzi eravamo quando ho avuto la notifica, alla fine del 2019, 19 dicembre, siamo nel 2020 adesso. I reati sono che ho fatto 2 carte d'identità a 2 richiedenti asilo. La contestazione è che non avevano il permesso di soggiorno. Anche sul piano strettamente giuridico è una contestazione proprio. Loro dicono che io ho fatto 2 carte d'identità false. Probabilmente è falsa la contestazione, perché i 2 richiedenti asilo, in quanto tali e regolarmente registrati nell'elenco anagrafico del comune di Riace, perché se no non si può fare la carta d'identità, la procedura non ti consente di andare avanti, perché non fa riferimento ad un numero di iscrizione, ad un codice di iscrizione, residente a Riace. E quindi è una contestazione sul piano giuridico che non esiste, perché i 2 richiedenti asilo, in quanto tali, hanno il permesso di soggiorno o la cosiddetta protezione internazionale in attesa di fare l'audizione. Se la spostiamo un attimo sull'aspetto morale, la necessità di fare la carta d'identità per il bambino di 4 mesi, per la sua mamma, era quello di permettere
che questo bambino potesse avere la tessera sanitaria. La carta d'identità serviva per la tessera sanitaria e per un diritto che è inderogabile, il diritto alla salute, perché il bambino aveva anche aveva dei piccoli problemi di salute. Quindi prima di Natale è come se si devono mettere la mano sulla coscienza per dire: ma come si può negare un diritto così, diciamo, elementare per un bimbo di 4 mesi? Era arrivato a viaggio a 7 giorni questo bambino, ad aprile, a settembre gli abbiamo messo la carta d'identità a lui e alla madre, e io devo, questa è la nuova ipotesi di Beato, sul piano morale vi stavo dicendo che veniva Natale, come Gesù bambino che entra nelle case, poi vanno nelle chiese per dire, ma allora vi dico subito. Intanto vi dico che sono questo reato io lo rifarei, non uno, ma 100. Poi vi voglio dire un'altra cosa, che io non ho fatto solo questo reato con le carte d'identità, già nel processo devo rispondere di altri reati per le carte d'identità, quindi non c'è la necessità di aprire un nuovo procedimento giudiziario, si poteva stare dentro già. E poi mi sono chiesto, e ve lo dico apertamente, ho già detto che vi farei questo reato, quindi se ci sono persone che ascoltano possono recepire bene. Il 22 dicembre del 2017, quindi più di un anno dopo, io ho rilasciato la carta d'identità ad una persona che era nelle stesse condizioni di questa mamma, di questo bambino, cioè senza permesso di soggiorno, addirittura la sua condizione, diciamo, come stato giuridico, anche più difficile, perché era doppiamente diniegata, cioè l'audizione si era espressa negativamente sulla sua richiesta di asilo politico. Questa perché non mi hanno fatto quella contestazione? Allora io moralmente me la faccio io stesso questa accusa, perché questa ragazza dopo un mese, probabilmente per quello che non mi hanno contestato, perché dopo un mese è morta, bruciata viva nella baraccopoli di San Ferdinando. Si chiamava, perché faceva parte del progetto Cassa di Viace, e lei mi ha chiesto di poter rinnovare la carta d'identità il 22 dicembre perché era convinta che avrebbe avuto delle difficoltà dove sarebbe andata. Mi ha detto, con me pensava è facile, e io sono orgoglioso di aver fatto la carta d'identità al progetto, e anche dico, oggi mi autoaccuso se ho sbagliato per questo bambino e per la sua mamma, allo stesso modo ho fatto per Becky Moses. Sapete perché non mi contestano? Non, io ho pensato, e ve lo dico, perché probabilmente, ero il sindaco di Riace, quindi responsabile legale dell'ente comune di Riace, sicuramente il centro di San Ferdinando c'era anche un responsabile sul piano proprio strettamente formale, che era l'ex prefetto di Reggio Calabria, in quanto prefetto di Reggio Calabria e commissario straordinario per l'emergenza San Ferdinando, dove non è morta solo Becky Moses, dove è morto anche Sumaya Sacco, dove sono morti altri rifugiati bruciati sempre per lo stesso motivo, delle capanne che si incendiano perché sono fatte di plastica, dove non ci sono servizi igienico-sanitari, dove non c'è acqua, dove non c'è luce, dove c'è il degrado ambientale, il degrado umano. Se io devo rispondere per quei reati, quella persona che ha voluto, anche ha avuto un ruolo centrale
politico, nella delegittimazione del cosiddetto modello Piace, e che poi, guarda caso, l'ex ministro degli interni lo ha nominato come responsabile, come capo dipartimento alle libertà civili e all'immigrazione, un ruolo che anche oggi occupa con questo governo, anche oggi. Allora, se devo rispondere io, allo stesso modo dovrebbe rispondere lui. Lui è responsabile del governo. Dovete chiedere un'altra cosa. A detti nostri, se non l'hanno voluta nemmeno da morte, è ritornata a Piace dopo 5 mesi che è rimasta nell'obitorio. Le sue ossa sono ritornate qua. Non l'hanno voluta nemmeno da morte. Questo governo è in perfetta continuità. I due decreti di sicurezza non vanno solo cambiati, vanno cancellati. Ci chiamano ad essere coerenti con la Costituzione italiana, ma quelle leggi non sono coerenti, ma come il livello di confusione. Da una parte ci dicono di giurare coerenza e fedeltà alla Costituzione italiana, non ho fatto altro che questo. Perché io devo subire questi reati? Questo ho fatto, ho cercato di attenermi a quello che dice. Per noi è la stella cometa come comuni, quando noi abbiamo questi ruoli istituzionali. La Costituzione italiana non si può prescindere, e anche va benissimo, però la storia di Piace racconta altro. Allora io oggi voglio, in questa giornata così di testimonianza per tutti, la voglio veramente dedicare alla memoria di Betty Moses, di Somalia e Sapore. Anche di Nicoletta Rossi, che nella Valle di Susa sta dimostrando con quale orgoglio non abdicare rispetto a quanto la legge è giusta, anche di sapere accettare le conseguenze e assumersi le responsabilità. Anche alla memoria di Giuseppe Impastato, che è il 5 gennaio appena 5 anni. E se mi posso permettere, alla memoria, non alla memoria, alla dignità e al valore di tutti quelli che non abbiamo un partito politico, ma che continuiamo a credere e ad essere grazie alla della politica, valore un ideale che non potrà mai finire. Grande! Ho dovuto prendere gli appunti che questa volta se non mi emozionavo. Ma potevi chiuderla qui comunque. No, vi voglio dire, io ho nominato Giuseppe Impastato. Per me è un riferimento assoluto nella lotta contro la mafia. Perché guardate, questo ultimo periodo tutti sappiamo quello che è successo in Calabria a proposito degli arresti che ci sono stati, di queste misure cautelari che hanno... Io guardate, credo che la lotta alla mafia non è solo una questione giudiziaria, ma anche è una coscienza di classe. Se non c'è giustizia sociale, se non c'è uguaglianza, se si lascia solo il campo alla repressione dello Stato, attenzione, perché alcune volte è come se lo Stato con la repressione non si assume le proprie responsabilità rispetto a quello che è il livello di difficoltà che si vive nelle nostre realtà. E anche mi posso immaginare un'altra cosa che questa per me è un qualche cosa che proviene anche dall'esperienza così che ho fatto come sindaco e anche dal rapporto diretto che abbiamo ogni giorno nei nostri comuni, ma anche nei comuni vicini. Credo, guardate, che mafia o 'ndrangheta, fascismo e razzismo sono facce della stessa medaglia. Non ci può essere come un aspetto così, no, sono facce della stessa medaglia.
Mi piace questo luogo di cui vi parlavo prima, nelle interviste, un luogo che si è collegato nell'immaginario così italiano, come un luogo simbolo dell'accoglienza, della storia dell'immigrazione. E il tentativo di criminalizzazione della solidarietà e di quello che c'era a Riace, credo che è arrivato tardi. Il messaggio che è possibile, era già passato e rimarrà per sempre. Hanno voluto, secondo me, delegittimare questa storia perché ribaltava completamente il teorema secondo cui accoglienza, immigrazione significa dramma sociale, significa problema di ordine pubblico, significa invasione. Questa realtà racconta nella sua concretezza, non nella teorizzazione, una storia completamente alternativa di rigenerazione sociale, di tolleranza, di fraternità, di umanità, di tutto quello che è stato il percorso di tutti questi ultimi anni. E il ministro degli interni, l'ex ministro degli interni, dice che praticamente io nella qualità di sindaco avrei tentato di fare colonizzare questi luoghi con le persone che arrivano dall'Africa. Non siamo andati noi a prenderli in Africa, io non ho fatto una delibera per dire. Si dovrebbe chiedere perché arrivano le persone, chi li costringe, chi vende le armi, non vengono per fare una crociera o perché per un viaggio di piacere, ma è il mondo occidentale che obbliga migliaia e migliaia di esseri umani a cui rimane come unica alternativa quella di prendere le navi con il rischio della propria vita e intraprendere questi viaggi che spesso sono viaggi della disperazione. Noi quando sono arrivati qua abbiamo fatto prevalere, anche se mi posso permettere con orgoglio, il senso più profondo che ci lega ad una cultura così anche una cultura antica che vuole questi luoghi in grado così di non avere pregiudizi verso le persone che arrivano e di fare prevalere la sensibilità umana e di fare prevalere l'immedesimazione di chi non ha nulla se non una speranza per il proprio futuro. E lui parla di sostituzione etnica. Guardate, io mi sono imparato così che esiste il Vangelo di Gesù Cristo, che parla del Cristo, del Cristo evangelico, che è un messaggio di amore. Poi c'è il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, che introduce questa voglia così del riscatto sociale, del sottoproletariato urbano, come diceva lui, ma che riguardava il mondo dei poveri. E poi c'è il Vangelo secondo Matteo di Salvini. Il Vangelo secondo Matteo di Salvini è un Vangelo che parla di odio, di discriminazione e di razzismo ed è inaccettabile. Il Vangelo di Cristo è lo stesso linguaggio che parla, che si sono avvicinati alla storia di Riace come padre Alex Zanotelli, come Monsignor Bregantini, come Giovanni Ladiana, vi dico solo alcune delle persone, come il Papa Francesco. E Gratteri ci sta. Vogliamo il diritto a non emigrare. Il diritto a non emigrare, come ha detto Francesco Bergoglio. E poi vorrei chiudere così con una... Vorrei chiudere per dire che ci sono due livelli, uno quello elettorale, dove forse siamo deboli, siamo minoranze, dove questo sogno, questa utopia magari la rincorreremo per tutta la vita, alcune volte si può concretizzare come la storia di Riace, nelle piccole realtà, e poi c'è un livello ideale. Allora voglio dire a tutti che possiamo perdere, possiamo essere minoranze, ma
ma gli ideali sociali, gli ideali politici, gli ideali per la speranza di una nuova umanità non moriranno mai. Grazie mille.